Allora, buongiorno a tutti. Diciamo che con grande pazienza e con costanza, ma passo diciamo abbastanza ormai cadenzato il vino, la birra vuole raggiungere il vino come notorietà qui nelle Marche, nel senso che stiamo sempre di più attivando delle iniziative che riguardano la brasseria, così come tutto diciamo il cosiddetto, chiamiamolo, diciamo, movimento legato alla birra, ai birrifici. Noi nelle Marche abbiamo questa ormai tradizione che si sta, cioè una novità che sta diventando quasi consuetudine, nel senso di un movimento che giorno dopo giorno cerca di, diciamo, sempre di più avere un proprio ruolo importante all'interno sia delle politiche di promozione della regione, sia delle attività che la regione mette in campo per promuovere appunto le proprie, chiamiamole eccellenze, comunque le proprie realtà legate all'enogastronomia. In questo caso non so come si può chiamare, brassogastronomia, brasso, vabbè, comunque i termini l'avete capito. E poi diventano dei termini anche se senza andare a vedere l'origine etimologica, però insomma che comprendono un po' tutto quello che è la valorizzazione delle nostre bontà da mangiare e da bere. Quindi da un po' c'è una legge, sapete bene, giusto per ricostruire velocemente il percorso. Da pochi anni è stata dedicata proprio una legge alla valorizzazione, alla promozione della birra e quindi di chi produce birra. Noi abbiamo due tipologie, ovvero coloro che fanno della birra artigianale e coloro che fanno della birra agricola. Sostanzialmente la differenza è che, poi qualcuno mi corregge se sbaglio, che chi fa birra agricola ovviamente parte dalla produzione, coltivazione dell'orzo, comunque partendo proprio da una filiera corta, cioè mette lavora, trasforma ciò che raccoglie nel proprio terreno, comunque direttamente dall'agricoltura. L'artigianato, invece, la birra artigiana, ovviamente è soprattutto esclusivamente il momento di trasformazione, quindi dell'utilizzo dei vari ingredienti che compongono la birra in serie, insomma, in un birrificio, dove appunto a livello artigianale, a seconda del gusto e delle politiche ovviamente legate all'attività, insomma, si produce una tipologia di birra che può essere di vari appunto aspetti, bionda, scura, eccetera. E quindi nelle Marche si è creato un bel movimento, no? Devo dire, tutto sommato, anche come si può vedere, per esempio, dall'adesione di questa, così entriamo nello specifico, di questo Debian, dai punti rappresentati in maniera abbastanza comunque, cioè anzi sicuramente sono rappresentate tutte le province. Ora, quindi, legge, promozione, legge con la quale sono state promosse delle iniziative, c'è cioè una promozione in generale, poi interventi importanti, noi che abbiamo inserito per la prima volta anche nel nostro bando dedicato dalla vigna alla tavola, quindi a mettere, a valorizzare anche qui la nostra, diciamo, produzione di vino con la tavola, quindi con la ristorazione. Per la prima volta nel bando abbiamo inserito anche l'obbligo, tra l'altro, di avere per ogni progetto almeno tre. Per ogni evento, almeno, no, per ogni progetto, almeno tre eventi dedicati appunto alla birra. Quindi anche questa è una, diciamo, oggettiva, tangibile attenzione da parte della Regione Marche al mondo, della birra. E adesso arriviamo a questo che vuole essere forse la sfida, sicuramente la novità, la sfida più importante, novità assoluta, perché un po' ispirandosi, non c'è niente di male, perché lo dico sempre, si guarda, si osserva, si copia, cosa c'è di importante da fare, poi si adatta e si migliora. Quindi, come esistono cantine aperte, nasce birrifici aperti. Poi,
saranno, io ringrazio la dottoressa Severini, l'associazione, il chi cura, ma poi saranno loro che ne parleranno in maniera, diciamo, approfondita e dettagliata. Mi piace così sottolineare questa ulteriore possibilità che si dà a, da un lato, appunto, ai produttori di birra, ripeto, se essa agricola e artigianale, di avere uno spazio importante. Dall'altro, a un creare proprio un momento di attività, soprattutto in un periodo come quello tra l'8 e il 10 dicembre, che tra l'altro quest'anno cade in un weekend lungo, con tutti i suoi pro da un lato e magari qualcuno, qualche marchigiano non sarà presente, qualche produttore forse non sarà presente, però magari ne guadagniamo invece in fatto di visite anche no turistiche, comunque durante quel weekend lungo vengono nelle Marche, quindi con la dovuta promozione e pubblicità a partire dalla conferenza di oggi, ovviamente, quindi datene il risalto che potete. E è una, diciamo, veramente attività che può promuovere anche il territorio, perché sappiamo bene, e lo abbiamo visto anche a Parigi, torniamo da pochi giorni al grande evento di Parigi, ormai l'enogastronomia, le cosiddette nostre tipicità, eccellenze legate al cibo, alla cucina, al bere, al vino, in questo caso anche alla birra, sono veramente dei fortissimi attrattori per il territorio, perché aiutano sicuramente a conoscere, a far venire delle persone. Se c'è, tra l'altro, lo dico, l'avevo già detto nella scorsa occasione, quando abbiamo presentato la legge, l'ideale ovviamente sarebbe, io parlo in questo caso sia da assessore all'agricoltura, poi ho anche assessore al commercio, quindi all'artigianato, quindi misco un po' le due cose, però sarebbe sempre più bello vedere una filiera legata alla terra, quindi insomma parlare sempre più di birre agricole, ma senza togliere ovviamente alle birre artigianali, bisogna avere un terreno, bisogna fare degli investimenti anche importanti. Nel PSR qualcosa c'è, dobbiamo sempre di più anche da questo punto di vista, magari lo dico qui alla dirigente Severini, poter in qualche modo anche sostenere, incentivare questo tipo proprio di attività anche nel PSR. Però dicevo, ecco, è interessante vedere come sempre di più stiamo legando le nostre attività di promozione al territorio, e i riscontri sono importanti, sono veramente importanti, quindi vediamo come andrà questo BAM di Refici Aperti Marche, però insomma secondo me i presupposti ci sono tutti, vedo tra l'altro anche un grande entusiasmo, è un argomento tra l'altro da un lato molto vicino ai giovani, però allo stesso tempo mi sembra che si stia lentamente anche creando una certa cultura, anche no, perché comunque le birre non sono tutte uguali, neanche avvicinare, secondo me, fatto come c'è stato nel tempo col vino, ma che comunque insomma ci sono, a parte i sommelier, però persone che hanno iniziato a creare proprio una cultura anche personale di conoscenza del vino, ecco, mi sembra che lentamente, però anche dalle nostre parti, si stia guardando con attenzione per conoscere meglio anche i prodotti, perché poi come sempre più uno si riconosce, poi anche fa scelte più consapevoli, le apprezza e le valorizza. Quindi. Bene, grazie. Dici tu, per esempio, io integro solo qualcosa, ma hai detto quasi tutto rispetto agli obiettivi anche che ci diamo con questa attività qui, connessa a quella della legge 6, che valorizza tutto il settore. Abbiamo cominciato un paio d'anni fa con un'azione fatta, diciamo, anche con il supporto dei comuni e enti locali. Adesso l'attività sta ricadendo positivamente anche sulle imprese, quindi questo mi sembra un dato significativo. C'è una riorganizzazione forse anche del settore in termini di associazione delle imprese, che è un altro elemento fondamentale, l'associazione, l'aggregazione delle imprese sia in forma trasversale che in forma verticale, sempre un elemento di sviluppo del settore. E un elemento che forse dovrà essere valorizzato è quello anche della informazione, della formazione dell'operatore e anche la riattivazione di qualche attività di sperimentazione e di ricerca sul settore che forse andrebbe sviluppata, e qui
sicuramente il nostro diciamo, programma di sviluppo rurale, il nostro CSR ci potrà dare una mano, perché come sappiamo il discorso delle filiere incentiva la delegazione intorno a progetti settoriali, quindi quello della birra che già in passato è stato valorizzato potrà comunque essere nuovamente valorizzato in filiera, dove il funzionamento della filiera è quello che permette di aggregare intorno a un progetto sia i produttori che i trasformatori, quindi in più possiamo attivare progetti di ricerca e sperimentazione e di informazione, quindi quello è sicuramente uno strumento che va valorizzato. E l'altro elemento interessante è quello della manodopera giovanile nel settore, perché è un settore che rispetto ad altri forse tende ad assorbire sia il target giovanile che i consumatori, forse anche una mano d'opera, esatto, tra gli operatori tendenzialmente più giovani. E niente, direi che questo per quanto riguarda gli obiettivi della giunta, diciamo che stiamo lavorando su questo. Non so se Apollonara di Asteres magari ci racconta un po' come funzionerà la giornata, le tue giornate, ecco. Sì, diciamo che l'adesione è arrivata da tanti birrifici, 22, perché è un po' il 50%, quindi quelli che hanno aderito per almeno 2 giornate, molti su 3 giornate, quindi ci abbiamo un weekend lungo davanti, dove si può girare i birrifici anche in 2 giornate. La prima volta che si entra in un birrificio si prende un bicchiere con la tasca che dà la possibilità proprio di essere guidati dal maestro birraio a scoprire tutto il processo della birra e le degustazioni direttamente dai tanchi, cioè proprio dove si produce la birra. Molti faranno questo, altri faranno vedere come avviene la cotta, quindi è interessante perché c'è la partecipazione completa delle persone che entrano nel birrificio e si fa entrare in questo mondo, in questa anche poesia che c'è nel creare proprio la birra. Quindi è proprio un modo di avvicinare, creare consapevolezza. I birrifici producono tanti tipi di birra, quindi ci avranno proprio da mostrare tantissime cose in queste giornate, e l'idea è appunto di agevolare poi il passaggio negli altri birrifici, quando fare una sorta di percorso e circuito utilizzando lo stesso bicchiere poi negli altri birrifici. Quindi viene consegnato un bicchiere con la tasca e da lì si può fare un percorso. C'è nella locandina, nel pieghevole, in QR code. Se si inquadra quello c'è una mappa Google Maps, perché considerando il target un po' di questo evento, che siamo su una fascia di età 30-45 come maggiore fascia di anche sui social in questi giorni. Io non ci posso andare. non posso venire alla inaugurazione, ma parto fuori. Anch'io resto fuori. Anch'io resto fuori. Qui siamo parecchi. Cambia dichiarazione. Qua in pochi. Diciamo che questa è la fascia. È la fascia maggiore di attenzione per la birra, insomma, come target è questo. Parlando di target in termini di comunicazione, poi logicamente si fa una media, insomma, delle fasce d'età, ma è interessante e può avvicinare anche persone più grandi proprio il fatto di recarsi in birrificio, quindi scoprire questo processo di creazione della birra, che sicuramente affascina sia i giovani ma anche le persone più grandi. E poi ecco, con la mappa si entra in Google Maps, questo è interessante appunto perché si vede proprio dove è il birrificio più vicino, si può fare una sorta di percorso, poi abbiamo la possibilità di vedere quali sono aperti in quelle giornate, e quindi è interessante anche questo, avere questa possibilità. Ma bisogna avere la geolocalizzazione attiva in modo che si può vedere quali sono i birrifici. Il 50% di adesione, va, qui risponde anche meglio Sebastiano. Cioè, il 50% rispetto a tutti i birrifici presenti nel mappa? Sì, meno male, sì, tutti i birrifici presenti attivi. Cioè, un conto è la birreria, un conto è il birrificio. Birrificio di produzione. Cioè, dove proprio, che poi spesso, scusami se ti interrompo, è anche una birreria, no? Quasi sempre. Quasi. Nelle possibilità della maggior parte dei birrifici ultimamente si sono anche sviluppati nella, diciamo, locale di somministrazione, che è una realtà produttiva, dove, per esempio, in un stabilimento c'è un edificio di produzione che si chiama Oficio, dove producono la birra con codice accisa, lateralmente sopra a 1 chilometro, dove si può, hanno la loro, il loro locale, il loro pappo, la loro birreria per somministrare. Certe volte, scusami, soprattutto visto che all'interno anche delle birrerie ci sono degli spazi dove, installando delle attrezzature con un po' di ospitali di tipo
sì, in pub si può organizzare anche degustazioni e somministrare il proprio prodotto, come previsto poi dal mondo. Mai visto interessati, no, li vedo tutti interessati di questa cosa di lui, è una mia conferenza stampa. Questa cosa. Stavano già cercati tutti e tre. Occhio. Siamo superiori intorno al 50%, alcuni ragazzi, alcuni colleghi non hanno fatto il tempo da venire perché avevano altre già organizzato. Quindi 50% degli birrifici. Birri. Chiamiamoli birrifici. Birrifici. Sono 45, quindi 20 più o meno. Pensando che la prima, ricordiamo sempre che la prima edizione è assurda. Quindi poi... Per me è un ottimo risultato, veramente, penso che ha raggiunto già il forum della Catasia. Ma questo è stato dovuto anche, grazie, spero due parole, alla nuova associazione che si è creata proprio nell'ultimo anno, che è ABF, l'Associazione degli Edifici Partigiani, dove è la volontà dei produttori a unirsi per capire insieme, condividere le proprie idee, capire il percorso che bisogna fare per poi avere un canale di comunicazione anche con gli enti e di riguardare. Probabilmente per promuovere tutte le nostre attività abbiamo bisogno di questo. E quindi far nascere un'associazione di produttori che sanno cosa occorre, collaborare con gli enti locali o anche con società esterne, penso che sia anche una cosa che a livello nazionale non ce ne sono moltissimi. A parte alcune grandi istituzioni tipo Unione Vivai, che sono presidente della Regione Marche, piccole delocalizzate associazioni che io sappia ce ne sono pochissime. Stranamente noi partigiani ad oggi ce l'abbiamo fatta ad unirci, proprio perché probabilmente tutti i ragazzi, e hanno condiviso immediatamente il pensiero unico, e è nata, ad esempio, questo qui nell'arco di 3 mesi, scherzo, velocissimo. Quindi ecco, lode ai produttori partigiani giovani, ragazzi dei birrifici. E grazie veramente a tutto il sostegno che state portando. Un'integrazione che era carino quello che mette dentro, che la regione, oltre a, nella legge, hanno inserito, prima di fare la linea della tavola, anche la birra come prodotto gastronomico da utilizzare in tutti gli agriturismi della regione Marche, alla testa strema dell'olio, del miele e del vino. Quindi questo è fondamentale, che sia pubblicato il più possibile, perché alcune strutture ora forse non sono entrate nell'ottica di questo aspetto. No? Io ho un po' il feedback, tutto mano stanno iniziando ora, ma la legge è già presente da 2 anni e nessun agriturismo si è mai spostato a dire prendiamo la direzionale. Adesso stanno iniziando un po', quindi promuovendo anche solamente le nozioni di questa legge che ormai è stata sancita, sarebbe un ottimo obiettivo, ma al fine sempre il turista, l'agriturismo, vuole avere e mangiare più locale, cibo locale, proprio. Questa è un'altra ottima iniziativa. Giusta ottima integrazione. Bene. Ok. Se ci lasciate l'intervista, sì, volentieri. Capito. Bene, ne abbiamo fatto. Assessore, anche la... Sì, anche voi, se volete. L'associazione. Cioè... È la fine. Sì.